Un caldo benvenuto qui al DigiTour di 5 Stelle Sardegna, al canale 11, il digitale terrestre, da Antonio Lai e Professor Piri. Professor Piri, benvenuto. Benvenuto, benvenuti a tutti voi. Oh, prima di partire con le nostre solite notizie dal tablet, ecco questo aggeggio qui, vi chiediamo 20 secondi di pazienza per la pubblicità e acquistate i nostri prodotti, cari amici telespettatori. Reclam! Per mantenere i livelli di rendimento iniziale, gli impianti fotovoltaici hanno necessità di manutenzione e pulizia costante. L'ISA Service di Flavio Trincas è lo specialista nella pulizia di impianti fotovoltaici. Aumenta la resa del tuo impianto anche del 30%. L'ISA Service di Flavio Trincas. Non soffriamo di vertigini. Bentornati nel nostro quotidiano e tradizionale, il nostro TG Tour. È vero che sta facendo proseliti in ogni dove, caro professor Piri. Ci scrivono dall'Albania, dal Vietnam, giusto? Eh sì, dalla Guinea-Bissau. Anche perché le voglio ricordare, era un'ex colonia portoghese. È verissimo, e quindi siccome ci sono molti portoghesi che cercano di entrare soprattutto allo stadio, si rivolgono a noi per le ultime notizie. Andiamo avanti con le notizie delle prime pagine di quotidiani nazionali e locali, Corriere della Sera. Bene l'asta dei BTP e la borsa festeggia. Sembrerebbe finito tutto quel magma che c'è stato prima delle dichiarazioni del nostro Draghi, al che lo spread è risceso a quote accettabili e le borse si sono riprese. Però ormai è una pratica che succede una settimana sì, una settimana no. Professor Piri, di questo passo? No, di questo passo certamente la situazione è un po' più lineare, più semplice, ma anche più solare, nel senso che da parte un po' della Germania sta comprando proprio titoli di tutte le nazioni, perciò gli sta dando veramente una grande mano in denaro. C'è chi dice anche che l'Europa per la Berlino è una sorta di colonia di rimando, insomma mangia, cresce soltanto Berlino. Beh, certamente c'è una grande Germania a discapito di altri paesi tipo la Grecia, tipo l'Italia, la Spagna, così. Perciò da parte di Berlino, da parte di questa grande Germania con la Merkel, ecco, io lo vedo certamente in ascesa. Speriamo per un futuro positivo, ecco, io anche perché voglio ricordare la Germania. È positivista, la sì, Germania sì, però, è meglio non... Però voglio ricordare la Germania, quello che ha fatto negli ultimi giorni. Negli ultimi anni a passare. È vero. Andiamo avanti, si è spenta la fiamma dei giochi olimpici, ma poi è stata subito riaccesa, è stato anche un incidente di percorso. Ma per la squadra italiana, per casa Italia, non si spegne mai questa fiamma, che ha avuto un esordio meraviglioso, un esordio incredibile, prima con l'arco, poi col fioretto. Pensate voi, oro all'arco, una squadra di tre omoni, ha visto, vedete? Poi tre ragazze hanno fatto l'unplane di ori al fioretto. Ma successivamente è successo anche qualcos'altro, a parte che la nostra povera Pellegrini sta vagliando l'ipotesi di ritirarsi dall'agonismo. Beh, il famoso anno sabbatico, che di solito tutte le categorie dei nostri pubblici uffici si prendono un anno sabato, perché se lo possono permettere. Però di solito non lo danno mai. Invece noi, a proposito di questo, colgo l'occasione segnalandovi anche che argento alla carabina con il nostro Niccolò Capriani. Mentre invece, appunto, dicevo, ricollegandomi all'anno sabbatico, noi ci prenderemo 20 giorni sabbatici. Ricordiamo ai nostri telespettatori, caro professor Piri, diciamo che all'incirca dall'8 a fine mese, ai primi di settembre, noi mancheremo col TG Tour perché siamo veramente stanchi, dobbiamo andare poco in ferie. Ma ci andiamo al poeta. Ci andiamo al poeta, a meno che qualcuno di voi non ci inviti in villetta a Torre dell'Est. Se avete un posticino vuoto, ricordatevi che noi due mangiamo poco. E vi cantiamo anche la sigla della rassegna stramba. Oh, prossimo servizio, vanno tutti in ferie, tutti vanno in ferie, caro professor Pire, tranne chi? Il nemico occulto, la crisi non va in ferie. È vero, la crisi non va in ferie, ma certamente da parte del nostro caro amico Carlo. Non Carlo. La crisi non va in ferie, è il titolo di un incontro che c'è stato al Poeto tra Graziano Milia e Michele Metta, due giganti della politica italiana. Li sentiamo in una breve intervista. Al poeto di Cagliari, no, di Quartu, la sezione di Quartu. Poeto di Quartu. Andiamo a sentire. In maniera molto disinvolta al tavolo di un ristorante qui nel litorale quartese, teniamo a precisarlo, si parla di staccanovismo, di questa crisi che non finisce mai. Caro Metta,
ormai questa coppia consolidata ci racconta come non va in ferie la crisi, ma in ferie non ci andiamo manco noi. Beh, che soldi non ce ne stanno più. Il copyright dello slogan felicissimo c'è la Graziano Milia. Spiega lui perché, sì, insomma, titolo è felice ma anche terribile. Avremmo preferito andare in vacanza, purtroppo non il dovere, ma insomma l'Italia ci sollecita a non distrarci, ci stiamo giocando non la nostra partita della vita, ci stiamo giocando i destini dell'Italia, di 60 milioni di italiani. Ed è una sfida straordinariamente impegnativa. Questa crisi, che ovviamente è anche una crisi, a questo punto io mi rivolgo al politico filosofo, grazie a nome, perché ti definisco così alla fine. Ecco, c'è sempre delle platee, giusto, che ogni tanto si chiedono, ma Augusto è proprio, è togo, cioè affronti, diciamo così, le dinamiche divine dell'interspazio, cioè sei sempre una spanna al di sopra di quello che dicono gli altri. Questa crisi ha toccato anche le nostre menti, le nostre capacità intellettuali, siamo scoraggiati fino a questo punto, prima o poi ci riprenderemo. Ma le crisi hanno questo connotato storicamente, sono dei momenti storici che producono ansia, che producono incertezza nel futuro, insomma. Hanno con sé degli elementi molto negativi, ma hanno paradossalmente anche qualche elemento positivo, nel senso che le grandi trasformazioni nella storia dell'umanità si sono affermate sempre dopo periodi di crisi. Anche le trasformazioni del secolo scorso nel nostro mondo, insomma, si sono affermate dopo periodi di crisi. Oggi credo però che noi dobbiamo sforzarci di comprendere qual è la ragione vera, no, di questa crisi. Mi pare che alcune cose le abbiamo capite, parlo anche diffusamente, cioè per esempio abbiamo capito che da soli non ce la facciamo, abbiamo capito che il problema è l'Europa, che dobbiamo stare insieme all'Europa per uscirne fuori tutti quanti assieme, che bisogna avere un'Europa più unita. Ecco, mi pare che questo inizia, ecco, vedi, un piccolo elemento positivo che può, come dire, rappresentare un elemento di speranza per il futuro. Mi pare che tutte queste cose si stiano affermando, insomma, noi abbiamo scelto il termine, la crisi non va in vacanza, abbiamo scelto uno stabilimento balneare, no? Io ho detto all'inizio, qui la gente trascorre alcune ore di riposo e di relax, ma sotto gli ombrelloni, parliamoci francamente, fa capolino ogni giorno la discussione sulla crisi, sulle sue conseguenze, sulle difficoltà che le famiglie vivono a seguito della crisi, ma anche sulla crisi stessa. E la gente si interroga, cerca di capire perché, no, questo è accaduto. Allora il perché è molto semplice, insomma, c'è un attacco di forze economico-finanziarie mondiali nei confronti dell'euro. Naturalmente chi ne paga le conseguenze prima sono la Grecia, l'Irlanda, prima l'Irlanda, poi la Grecia, poi la Spagna, l'Italia, insomma, ma ci siamo resi conto, l'altro giorno abbiamo scoperto che anche la Germania viene attaccata, no? Allora perché questo accade? Perché c'è un interesse di gruppi di investitori, di finanzieri a livello mondiale a far saltare in aria, a veder sparire l'euro dalla scena mondiale. Questo perché stiamo parlando di pochi, tra l'altro, ecco questo altro tema di questo terzo millennio, no? I pochi che decidono per tutti e spesso non li conosciamo neanche. Stiamo parlando di quello 0,04 delle imprese mondiali che controllano il 55% del prodotto interno lordo e che negli anni sono sempre stati abituati a far fruttare questi soldi con speculazioni finanziarie, investendo sulla risorsa più grande che c'era in Europa, cioè i fondi pensionistici, che venivano appunto investiti in queste movimentazioni finanziarie. Sin quando c'erano le monete nazionali, la lira, il marco,
il franco e così via dicendo, la peseta, la dracma, sin quando c'erano quelle monete queste aziende guadagnavano il 7-8%, da quando c'è l'euro guadagnano solamente il 2%, lì il 2%, lì l'attacco all'euro. Allora noi come dobbiamo rispondere? Rafforzando l'euro, dando all'euro una guida politica unitaria. Ecco, io faccio sempre l'esempio della guerra civile americana. Lì si fronteggiavano i cosiddetti unionisti, nordisti, quelli con le divise scure, insomma, no, blu, e i sudisti, i secessionisti, quelli con le divise grigi, che si chiamavano anche confederali. Da una parte chi diceva dobbiamo avere un governo unitario, no? E dall'altra chi diceva dobbiamo avere un governo confederale. Ecco, noi oggi abbiamo un'Europa confederale, non è sufficiente. In quella guerra civile americana vinsero gli unionisti, quelli che parlavano dobbiamo avere un'unione, un governo unitario, e credo che la storia degli Stati Uniti d'America negli ultimi 150 anni abbia dimostrato che avevano ragione loro. Ecco, in Italia, in Europa dobbiamo fare lo stesso ragionamento. Insomma, questo incontro tra due uomini della politica italiana, perciò Milia, Graziano Milia, chi non lo conosce? E Michele Emetta. E Michele Emetta, perciò sono due leader certamente del PD. Tenete conto che tra brevissimo noi andremo alle prossime elezioni politiche, ma anche regionali. E insomma, si stanno affilando i coltelli. Stanno affilando i coltelli, hanno fatto anche uno scenario un pochino inquietante, sia l'uno che l'altro. Milia mi è sembrato un pochino più positivista, Emetta un pochino più pessimista, ma non sarà che poi alla fine ci toccherà andare a coltivare i campi cittadini, si ricorda i famosi orti cittadini? È vero, i famosi orti sociali. Se immagini se ne esistesse ancora uno oggi, nel 2012. Sì, ma noi l'abbiamo scoperto. Così? Certo. E mi dice così, ma siamo andati proprio a intervistarli, proprio l'ASL numero 8 ha creato il primo orto sociale. Indovinate dove? Proprio a Marina Piccola, insieme con l'associazione Musa. Era prodotto di tutto, meloni, melanzane, di tutto, tutto, fagiolini, pomodori, melone, come si dice in sardo, meloni. Ma vuoi? Ecco, abbiamo... L'anguria, come si dice? Sindria. Abbiamo intervistato i responsabili. Andiamo a vedere. Questa iniziativa meravigliosa. Luisella, abbiamo le melanzane, fagiolini, zucchine, ma dove siamo? Siamo Marina Piccola, a due passi dalla spiaggia, e quindi la scommessa era far crescere un orto in un terreno come questo. Ecco, voi l'avete definito orto sociale, ma perché qui siamo in una realtà, certamente sì. Questo è il centro diurno dell'ASL che fa capo al Dipartimento di Salute Mentale, e con gli utenti abbiamo proposto all'ASL, l'ASL ha rielaborato questo progetto proprio ad uso dei suoi utenti, perché la scommessa era appunto aprire un orto a cui potessero partecipare tutti quelli che se la sentivano di venire a zappare e a coltivare con noi. Sì, ma poi ho visto questo bel cartello, Maramao, perché c'è? Perché sei orto. Ah, perché sei orto. Come la canzoncina, come la... Maramao, perché sei morto, pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto, quindi siamo in tema. Andiamo a fare questo bel giro in questo orto, anche perché vedo uno spaventapasseri. È lo spaventapasseri, diciamo che è uno spaventapasseri femmina. Come notate, il grembiule della casalinga, il suo bravo cappellino, perché è una signora. Mi hanno detto che c'è stata Milena che ha contribuito. No, Milena è l'ideatrice sia del cartello, dello spaventapasseri, di tante altre cose, diciamo che è l'ingegno, cioè il motore un po' di questa cosa, non c'è una cosa che non sappia fare. Senti, ma quest'orto veramente, che poi era un terreno incolto, adesso è stato recuperato, ma vedo... Recuperato, come potete vedere, qui... Cioè, sta crescendo praticamente di tutto, e che questo è stato fatto, diciamo, anche in ritardo. Ammirate la magnifica zucchina. La zucchina, amici, la famosa zucchina. Poi, diciamo, il basilico. Safabica. La fabbia sta crescendo rigogliosa. Poi, se riesco a trovarvi anche i meloncini. Anche il melone, verso il famoso coccomero. Melone. Mi dicono melone. Melone bianco, ce ne sono un po' sparsi dappertutto, adesso siete arrivati voi, si sono nascosti. Ecco il melone, ce ne sono anche. Intervistiamo anche il melone,
quanto tempo c'è, soprattutto quanta gente ha lavorato? Qui insomma, facciamo un calcolo grosso modo tra ripeto, gli utenti del centro, i loro familiari che hanno accolto molto bene questa proposta, ci sono stati poi gli operatori sanitari che seguivano appunto gli utenti del centro, ci sono stati i soci dell'associazione, c'è stato... Ricordiamo l'associazione, anche perché abbiamo detto MUSA, ecco, vorrebbe dire... Salvaguardia Ambientale. Luisella, noi ti ringraziamo, soprattutto ringraziamo... questo posto, ma soprattutto il famoso orto Maramao, perché sei orto? Professore, dobbiamo sbrigarci, mannaggia, sì. C'è il gossip, ragazzi, il gossip che tanto ci chiedete in chiusura di trasmissione, ve lo diamo lì per lì. Tucur, come si dice là? Tucur, professore? Tucur? Vabbè, Tucur, non mi rocchi, professore, dammi un po' di... Stia buono, stiamo facendo un TG, per quanto sia il TG Tour è sempre un TG. Attenzione, Lady Gaga nuda su Twitter. Lei ha il nominativo di Lady Gaga su Twitter? No, e allora non se la vede, io invece ce l'ho. La cantante ha voluto fare un omaggio a tutti quelli che sono che twittano con lei, tipo il sottoscritto. Io ogni mattina gli scrivo una cosa, dice buona colazione Lady Gaga, io gli auguro buona colazione, gli dice grazie, grazie altrettanto. E cosa gli fa vedere? Mi fa vedere una bella fotografia di lei, tutta nuda, perché si manifesta così. Potete goderla, perché lei subito dopo l'ha cancellata. L'ha subito cancellata perché dice no, mi pento, mi dolgo. Ecco qua, vede? Ecco, questa qui è Lady Gaga. Dimensione rannicchiata nella poltrona. Nella poltrona. Andiamo avanti, invece vediamo Cecilia Rodriguez al mare in famiglia. Ecco, che sarebbe la parente della Belen. La sorella. La sorella. Come si dice sorella? Sorella. Sorella, vabbè. Sexy fondoschiena per l'Argentina. Il DNA non è acqua. Ecco. E io sono concordo con il cronista dell'Unione Sarda. Possiamo interpretare il lato B anche, esatto, perché lei indossa un costume detto la... Non lo so, la brasiliana. La brasiliana. Ma lei è argentina. Argentina, caro professor Pino. Sarà l'Argentina. No, vabbè. Ragazzi, il gossip questa volta è tutto qui. Io direi che vi possiamo ricordare di mettervi sempre in contatto col TG Tour in tutti i canali che avete a disposizione, come per esempio YouTube, Facebook e Twitter, ma soprattutto in televisione al canale 11 del Digitale Terrestre. Sì, sì. Il nostro riferimento è 5 Stelle Sardegna. Ricordate, 11 come la maglia di Gigi Riva. Diamo appuntamento a domani, caro professor Pini. A domani, gentili telespettatori.